All'inizio degli anni 70 anche la casa statunitense si dedicò con maggiore impegno al problema della sicurezza, con test sempre più specifici e molte prove di crash. Non di meno si occupò della risoluzione dei problemi dell'inquinamento con studi sul modo di ridurre le emissioni di scarico e sui carburanti alternativi. È dei primi anni 70 questa Galaxy 500, grande berlina di rappresentanza, tipica limousine americana, a sottolineare come in Ford si guardasse al futuro senza mai perdere la tradizione di modelli anche d'élite. Nello stesso periodo, anche negli stabilimenti Ford degli Stati Uniti, si iniziò a produrre vetture compatte come la Pinto. In Europa la produzione si incrementò, diversificando i modelli, tra cui quelli realizzati in Gran Bretagna e Germania. Auto come la Escort prima, protagonista anche nei rally, e poi la Capri, la Cortina e la Fiesta, contribuirono alla diffusione del marchio. Nel 1979 giunse l'acquisizione della giapponese Mazda, che entrò così nel gruppo Ford. Alla fine degli anni 70 la Ford, per operare un rilancio di vendite nel settore delle berline, diede il là ad un nuovo progetto, la Toros, a trazione anteriore, che ebbe un grande successo commerciale all'inizio degli anni 80 con versioni berlina e station wagon e più motorizzazioni. La Toros fu in grado di battere la concorrenza della Honda, marca sempre più diffusa sul mercato statunitense.